Così lontani, così vicini è il titolo del concorso fotografico. Com'è avvenuta la scelta di rappresentare dei dettagli di volti di adolescenti? Bella domanda. Ma secondo me, mai come l'adolescenza, prima di tutto è un'età così lontana, così vicina, nel senso che ti sembrano così trasparenti, così attaccati i ragazzi, ma nello stesso tempo hanno una distanza abissale da te, soprattutto in quell'età lì. Al di là di quello, quel lavoro lì è un lavoro fatto nel corso del tempo con alunni che io ho avuto in una scuola dove ci sono molti dropout, molti ragazzi borderline, dove il confine tra norma e realtà è molto legato all'ambiente dal quale provengono. Quindi l'ambiente ha fatto da soggetto al volto, all'espressione, e l'insieme di questi ritratti stabiliscono poi il contesto di riferimento, per cui quando io faccio un ritratto non è che fotografo la persona all'interno dell'ambiente, sono decontestualizzate completamente le fotografie e il contesto viene dato dal rapporto che si crea tra di loro. In che modo l'intercultura, che è un po' il tema, insomma, del festival, entra in questo lavoro? Ma secondo me l'intercultura rientra nel fatto della normalità dell'approccio, nel senso che io credo che una relazione interculturale debba avere come la base una dimensione orizzontale, e per dimensione orizzontale intendo il fatto di potersi relazionare tutti sullo stesso piano. Quindi l'intercultura è che loro sono come noi, né più né meno. Quindi quando io guardo le stesse problematiche, gli stessi volti, per cui non ho bisogno di contestualizzare un ritratto all'interno di un ambiente degradato per far capire tutta una serie di cose. Io credo che ci siano delle relazioni emozionali, di sguardi, di sensazioni, di risposte emotive che tu hai quando guardi un'immagine.